siamo a Sassari e questa è l'Accademia di Belle Arti Mario Sironi. Stiamo per entrare in uno dei padiglioni dove lavorano gli studenti del laboratorio di incisione grafica. Qui stanno nascendo le opere destinate ad essere esposte in una mostra. In questo laboratorio si apprendono le basi della grafica, dalla preparazione della lastra fino all'incisione. La prima fase è questa. Bisogna smussare le parti taglienti della matrice e per questo lavoro si usano prima un raschietto e poi la carta abrasiva. Questa preparazione è necessaria per evitare che dopo il foglio si possa strappare e per fare in modo che la lastra entri bene nel torchio. La seconda fase è l'inchiostratura. Si stende l'inchiostro su tutta la superficie della lastra e per farlo penetrare bene nei solchi si usa la perla tana, che assomiglia come vedete a un rotolo di garza. Si fa poi una pulizia più precisa con fogli di giornale. Prima di passare alla stampa bisogna ancora smussare i bordi della lastra con polvere di magnesio per eliminare totalmente le sostanze grasse. E finalmente siamo alla fase della stampa. Il foglio che sarà usato prima è stato bagnato ed asciugato. Poi viene steso sopra la lastra e il tutto messo sul torchio. A questo punto lo stampatore comincia a far ruotare la stella che fa avanzare la lastra assieme al foglio. Alla fine si sposta il feltro, si solleva il foglio e la stampa è pronta. L'incisione è perfettamente riuscita. Questa appena vista è una delle tante tecniche. Gli studenti ne usano anche molte altre per realizzare qualsiasi tipo di effetto. Ed eccoci alla mostra. Qui è esposta l'incisione che abbiamo prima visto in fase di preparazione, insieme ad altri lavori realizzati dagli studenti dell'Accademia ed altri giovani artisti che fanno parte dell'associazione DADA. Questa è un'associazione creata di recente per far conoscere gli studenti e gli artisti esordienti. Per questa esposizione è stata scelta una location inconsueta, una sala giochi che per l'occasione si trasforma in galleria d'arte.